Siamo a Serravezza, alle spalle di noi Forte dei Marmi, quindi una nota località turistica della Versilia, e di fronte a noi il bellissimo Palazzo Medicio, che ha una storia che risale ben a 420 anni fa. Palazzo Medicio è patrimonio UNESCO e questa storia è molto legata al mondo della pesca, e andiamo a capire e a vedere il perché. Davide, siamo in compagnia di Davide Monaco, direttore della Fondazione Terre Medicee, gestore dell'omonima riserva su questo bellissimo fiume. C'è una storia in questa riserva che a noi ci porta un po' a seguire, a capire dov'è la casa delle trote. Stiamo girando con Jonathan varie località d'Italia. Qua sappiamo che c'è una storia lunga, sembra 420 anni tutto. Ci aiuta a capire? Allora, nel 1603 Maria Cristina di Lorena, granduchessa di Toscana, moglie di Ferdinando I, granduca di Toscana, aveva una gran bella fissazione per la pesca, era veramente fissatissima perché abbiamo sempre avuto un fiume molto pescoso. Pescò, e abbiamo qui la frammentata, una trota di 13 libbre, e quindi fu, insomma, una pesca molto 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 fortunata, e da quel punto di vista, insomma, è rimasta una pesca iconica. E ad oggi la trota per Serravezza è uno dei simboli, insieme alla rosa, al Monte Altissimo e al fiume. Quindi, dopo questi racconti che Davide ci ha illustrato, non ci rimane che andare a pescare e capire se veramente magari candidare Serravezza come la casa delle trote che da un po' di tempo stiamo cercando in giro per l'Italia. E un segnale l'abbiamo, quindi vediamo in pesca com'è questo fiume. Grazie mille! Siamo arrivati sul fiume, siamo sul confine che delimita la zona no kill, quindi a monte del fiume, e la zona prelievo catture, quindi a valle del fiume, dove in primavera si pesca no kill nel tratto a monte, quindi nella zona quella dove si cattura, si pesca mosca e a spinning rilasciando il pesce, e la zona cattura si può pescare con canne lunghe, a spinning o mosca come uno vuole, nella parte a valle. Il cambiamento che viene svolto nella stagione autunnale è che la zona a monte diventa zona no kill solo ed esclusivamente a mosca, e la zona a valle diventa zona no kill solo ed esclusivamente a spinning. Eccola, primo pesce. Oh, una fariotta. E la portiamo a guadino. Una piccola faria, bella, pinnata bene, ha mangiato su un rotante, quindi la classica pesca alla torrente. Non so se notate, stiamo utilizzando un guadino no kill, altra cosa obbligatoria da utilizzare in questo bellissimo fiume. Eccola! Oh, questa se... Mamma mia come tira! Bella questa! Ah! Andata! Perché l'abbiamo slamata? Amo singolo senza ardiglione, questo è un inconveniente per pareggiare un po' il livello di pesca. Era però una bella faria. Abbiamo fatto un paio di catture,
un paio le abbiamo slamate, abbiamo visto che c'è una, siamo inizio stagione, quindi la portata d'acqua, purché tutti si lamentano in Italia che non c'è acqua, in questo fiume c'è una bella portata d'acqua, quindi proviamo a sondare gli strati più bassi di queste briglie che ci sono e montiamo un minnow. In questo caso montiamo il Sentinel, colorazione naturale, vediamo se queste fario prediligono il minnow a rotante. Hai vista? Oh! Bella! Sembra bene il minnow, abbiamo visto due fario correre dietro al nostro Sentinel. Ah, eccola! Ha mandato in fondo alla buca. Abbiamo cambiato artificiale, abbiamo messo un ondulante da sfregare il fondo e subito ci ha dato. Altra fariotta, bella anche questa, pinnatissima. Via! Come detto, siamo inizio stagione, abbiamo fatto girare tre tipologie di esca, rotante, minnow e ondulante. L'ondulante è quello che al momento ci ha regalato maggiori soddisfazioni. Perché? Perché abbiamo bisogno di sondare la parte bassa di queste briglie. L'ondulante recuperato lento gira nella parte bassa, praticamente gira tra i sacci e stana queste trote dai sacci. A differenza del rotante che un po' con la corrente viene alzato e quindi praticamente gli passavamo sopra la testa senza che loro mangiassero. Continuiamo ad utilizzare il nostro Niji Spoon. Abbiamo un approccio con una canna molto light, quindi stiamo usando una Hyclod. Nuovo modello versione LTX, una canna da ultralight, una famiglia di 4 canne con un casting massimo di 10 grammi. Un blank molto molto slim, anelli K, ponte lungo, quindi questi evitano che il filo si attorcigli lungo gli anelli, manico spittato con pomello posteriore in sughero, una canna veramente divertente per combattere questi pesci. Allora, ora cambio spot, quindi affronto questa buca dalla parte opposta, quindi attraverso questo raschio, c'è una bella corrente, quindi attenzione naturalmente dove si mette i piedi, andiamo alla parte posteriore, metto il muro alle spalle e provo a sondare la buca da un'altra prospettiva. Molte volte facendo vedere l'artificiale con una luminosità diversa, porta qualche cattura in più. Oh! Altro pesce bellissimo. Come dicevamo prima, cambiando la prospettiva, wow. Si vede? Saliti a monte della briglia dove abbiamo fatto le prime catture, c'è un raschio molto bello con anche un po' di profondità, facciamo girare l'ondulante in mezzo a questi sassi e vediamo se riusciamo a muovere qualche altra trota. Oh, in corrente la forza è doppia, ora la avviciniamo a riva, bellissima anche questa. Oh, eccola guadino, guardate la bellezza della livrea di questo pesce. Bellissima. Via. Ho bisogno di rallentare un po' la velocità dell'ondulante visto la portata d'acqua. Quindi vado un po' a monte, lancio da monte verso valle in modo che riesca a trattenere un po' l'affondamento di questo ondulante. Perché come vedete la portata dell'acqua è veramente importante. Eccola. Questa me la sono portata via dall'altra sponda. Anche questa in mezzo al correntone. Via, bellissima anche questa. Ricordatevi anche per le vostre foto nella zona no-kill di non toccare il pesce, di utilizzare, come sto facendo in questo caso, la mano sotto la rete del guadino, che naturalmente deve essere sgommato con la rete no-kill. Altra bellissima fario che rimettiamo nel suo ambiente. Le prime sensazioni di questa nuova ZRS Medicio è veramente belle e positive. Siamo veramente vicini al mare perché siamo a 5 minuti da Forte dei Marmi, una località bellissima. Abbiamo appena iniziato a risalire la zona no-kill, ora cambiamo posto, vogliamo vederla tutta questa parte no-kill, ma i primi approcci sono veramente belli, veramente interessante questa riserva da venire a provare sicuramente una giornata di pesca.
Ed eccoci, puntuale come sempre, Franco. Franco chi è? Franco è la guardia che controlla le nostre acque ed è il guardiapesca H24 su questo bellissimo fiume e su questa riserva, perché una riserva funziona se ci sono i controlli. Quindi attenzione a Franco, perché Franco H24 controlla i permessi. Come li controlla e come si fanno i permessi? Utilizzando l'app di Hooking. Quindi io nel mio telefonino ho scaricato l'app, la faccio controllare a Franco, che lui controlla la mia esecuzione. Ma perché Franco è venuto qua? Perché tramite Hooking, lui con l'app, sapeva in che zona io ero a pescare. Quindi attenzione, vi invito a fare il permesso, venire a pescare in regola, pescando anche in regola, perché Franco controlla anche che tipo di attività fate. Quindi se utilizzate guadagnino kill, se utilizzate l'amo senza griglione e tutto quello che è nel regolamento, controlla e monitorizza tutto questo territorio. Quindi attenzione a questo signore, ma è simpaticissimo, quindi è buono come il pane, perché se facciamo tutto in regola, controlla il territorio per far divertire noi stessi. Abbiamo risalito la zona no kill e siamo arrivati in questa località che si chiama Val Ventosa, che già il nome è un programma. Il perché siamo partiti da questa zona alta della zona no kill? Perché al momento che siamo arrivati ci eravamo fermati nel centro del paese e c'era un vento che praticamente era impescabile, non si riusciva neanche a parlare, non avremmo neanche riusciti a parlare al microfono per poterci farci capire di quello che stavamo facendo. Quindi è classico di queste valli avere questa alta ventosità. Visto che ci sono queste anse un po' movimentate, ma sempre con una forte corrente, visto la grande portata d'acqua che c'è in questo periodo, abbiamo montato il backing native, quindi un minnow adatto a nuotare in corrente, quindi caratterizzato questo corpo piatto, quindi chiamato anche flat, che gli permette di muoversi velocemente in corrente, di fare questo movimento. Utilizziamo sempre la canna che ho, con cui abbiamo iniziato questa attività di pesca, che è la 762 della Claude LTX. E per affrontare una giornata di pesca dove siamo in continuo movimento in questo torrente, abbiamo ridotto l'attrezzatura al minimo. In queste comode giberne LMF, quindi del marchio che Raptor distribuisce, dedicato al mondo della mosca e non solo, abbiamo inserito le nuove scatole portaspoon Tech Box, sia la tipologia per i rotanti, quindi con doppio EVA dove posizionare tutti gli artificiali negli inserti pretagliati, che le nuove scatole porta Minnow, dove possiamo alloggiare ambo i lati tutti i nostri Minnow perfettamente tenuti bene in ordine, quindi anche con un piccolo inserto che gli permette di asciugarsi nel momento che li cambiamo, coperchio forato per far girare l'aria all'interno, quindi veramente comode e per ridurre l'attrezzatura al minimo di questa battuta di pesca, per avere sempre le mani e le braccia libere. Il nostro finale è della nostra linea dove attacchiamo il nostro artificiale, quindi deve essere totalmente invisibile e non potevamo fare altro che utilizzare l'FC403. 16-18 le misure utilizzate, bobine molto piccole, dotate anche di un elastico per fermare la fuoriuscita del filo, molto comode da alloggiare all'interno di queste tasche. Il regolamento impone un guadino no kill, abbiamo preso un guadino di nuova realizzazione della linea Raptor destinati ai guadini landing net, un guadino con il manico a chiusura, quindi molto comodo per i trasferimenti, una clip di aggancio alla cintura, un piccolo bordo in EVA galleggiante che permette al guadino di galleggiare, quindi magari per poter fare la foto del pesce all'interno del guadino, manico ergonomico molto comodo con una facile presa per impugnare velocemente il guadino, elastico che ci permette di allungare il braccio, due misure, questa è la più piccola e una misura leggermente più grande. Bella, bella giallona, bellissima. Attacco in diretta, l'abbiamo stanata dalla buca, guardate che pesce, la bellezza di questo pesce. Bello, bello. L'ondulante si sta dimostrando l'esca migliore in questo periodo di stagione con questi livelli d'acqua, muove veramente pesci importanti. Perché l'ondulante sta dando maggiori risultati oggi? Vedete dalle vostre occhi come ruzzola quest'acqua e il pesce, per rimanere fermo e consumare meno energie, deve rimanere attaccato al fondo. Abbiamo bisogno quindi di arrivare con un'esca fra questi sassi dove lui trova riparo.
perché c'è meno corrente. Il minno si alza un po' con il filo, un po' con la corrente, lo alziamo, il rotante è uguale. L'ondulante invece riesce a muoversi in mezzo a questi sassi, quindi a portare e a far partire l'istinto predatorio, come avete visto l'ultima cattura di queste bellissime falde. Questa riserva è molto bella e molto accessibile, quindi comoda. Un posto dove sicuramente ci porterò anche i miei figlioli, visto che sono patiti di pescare la famosa trote regina dei torrenti. E cosa bella della gestione di questa riserva è che il permesso per i bambini fino a 12 anni è totalmente gratuito, quindi una mano a portare i pescatori su questi bellissimi territori. Pesce! Wow. Anche questa stanata da raschio della corrente, o altro bellissimo fario. Guardate la livrea di questa trota. Sembra la parte superiore marmorizzata con le puntinature di un fario. Sembrerebbe quasi un ibrido. Bellissimo. Bellissima anche questa, molto molto bella. Guarda se è cicciona questa, bellissima. Siamo a metà del tratto zona catture, dietro di me il Palazzo Medicio con tutta la sua storia legata al mondo della trota, quindi una bellissima e intrigante storia di pesca che risale bene a 420 anni, e questo è il tratto cittadino di questo fiume Vessa. Che cosa c'è di molto particolare, molto bello e anche un po' toccante per noi pescatori? Che tutta la riserva è stata dedicata a 5 appassionati pescatori, dove i suoi figli addirittura hanno partecipato al ripopolamento di questo fiume. È stato un po' come rivivere la pesca magari con i loro genitori. Quindi una cosa molto bella, una cosa fatta da appassionati sicuramente della pesca. Guardando già questo raschio finale di questa buca, se fate ben caso vedete le trote posizionate sui sassi. Abbiamo detto che l'acqua è ancora fresca, siamo all'inizio dell'apertura e quindi si avvicinano a questi sassi che magari l'acqua, il sasso emana il calore che ha trattenuto nelle giornate di sole precedenti, e quindi già vediamo un bel tappetino di trote. Qua c'è, eccola, oh! Bellissima! Bellissimi questi pesci, pinnati bene, belli, sani. Eccola! Oh mamma mia, bella! Abbiamo mantenuto sempre l'ondulante perché è sicuramente l'esca che ci regala maggiori soddisfazioni, bellissima anche questa. Ricordo che siamo nella zona cattura, noi rilasciamo il pesce perché è un po' la nostra cultura e ci hanno concesso questo permesso particolare di poter rilasciare il pesce, quindi lo rimettiamo nel suo ambiente. In realtà il regolamento di questo tratto di fiume impone 5 catture trattenute che non si possono rilasciare. Quindi è una cosa ben facile da capire, quindi è da chiarire. Quindi vengo in questa zona, catturo 5 pesci, li trattengo ed è finita la mia giornata di pesca. Siamo giunti alla fine di questa puntata. Da anni stiamo cercando il paradiso delle trote, probabilmente oggi siamo vicini, quindi siamo, potremmo dire, alla casa delle trote in questa bellissima riserva ZRS Riserva Medicea. Abbiamo trovato una storia lunga 420 anni, quindi con addirittura delle sculture di trote, un fiume affascinante che attraversa una città oppure nuota nel suo ambiente naturale, ricco di pesce, comodi accessi e pesci veramente forti e divertenti. Noi ci siamo divertiti. Speriamo di aver passato anche voi il nostro divertimento. Vi invito a venire a vedere questa riserva perché è vicinissima al mare, quindi potete fare una giornata di pesca e una giornata di mare.
Questa puntata è chiusa, continuerà il nostro percorso alla ricerca del paradiso della Casa delle Trote. Oggi ci siamo andati veramente vicini. Ciao a tutti!